Saverio Miglionico vince lo slalom di Campobasso. Ci hai preso gusto, due vittorie in sequenza dopo un periodo di stop, un bottino niente male. Diciamo che stiamo lavorando sulla macchina, abbiamo avuto dei buoni riscontri cronometrici, sempre grazie al nostro assettista la NP Racing e alla Gas 39, il mio motorista. Grazie a Dio stiamo avendo dei buoni riscontri cronometrici. Su questa gara non ci avrei scommesso perché, a dire la verità, non piace tanto. Poi i birilli hanno detto che erano un po' agevolati per tutti, ma alla fine per niente. Si peggiora sempre di più a questa gara, speriamo che in seguito sì, abbiamo si visto migliorerà. Le tracce dei birilli dell'anno scorso ed effettivamente erano molto più lontani, insomma soprattutto le sport facevano parecchia fatica a sono state solamente spostate, ma la larghezza era uguale tutto quanto. Per il resto diciamo che comunque ti sei mantenuto su un buon livello in tutte le marce, tranne la seconda in cui hai avuto un problema e non sei potuto sì, lo la seconda mancia che per me penso che era quella decisiva anche per guardare dove si poteva esitare di più su questo percorso, ho avuto un problema, si è spezzato il semiasse alla partenza e mi ha costretto al ritiro. L'ultima mancia è stata quella decisiva, per me sono stato più fortunato alla fine per come è andata la gara, però andata bene così, anche perché gli avversari sono di grosso calibro, un Venanzio, Fabio Emanuele e tutti gli altri non sono da meno. Per me, che sono nuovo in questa categoria, è un onore, sono contentissimo. Perfetto, complimenti a Severo Miglionico e appuntamento al round dell'Agro Ericino. Grazie mille, ciao.